Le incubatrici serie ET AgTech di River Systems sono progettate e costruite completamente in Italia. La serie è composta da tre modelli. ET12 da 12 uova di gallina, tacchino, anatra e oca o 48 uova di quaglia o piccola taglia. ET24 da 24 uova di gallina, tacchino, anatra e oca o 96 uova di quaglia o piccola taglia. Il modello da 49 uova di gallina, tacchino, anatra e oca o 196 uova di quaglia o piccola taglia. Il modello che vedremo è la ET49. In ogni caso, tutti e tre i modelli della serie adottano lo stesso schema di funzionamento. Gli elementi principali sono il coperchio e la base fondo. Sul coperchio c'è un frontalino dentro il quale è alloggiata la scheda elettronica per la gestione dei parametri vitali dell'incubatrice. Sul frontalino è presente un display luminoso con i tasti più e meno per la regolazione della temperatura con punto decimale. All'interno del coperchio è alloggiato l'impianto di riscaldamento protetto da una griglia, composto da turbina, resistenza e sonda. La turbina silenziata aspira l'aria dal centro dell'incubatrice e la spinge sulle pareti del coperchio, così da garantire sia una perfetta circolazione interna, sia un isolamento termico dall'esterno. La resistenza per il riscaldamento dell'aria è in acciaio corazzato AISI 304. La sonda per rilevare la temperatura si compone di un sensore di precisione NTC che permette una regolazione della temperatura molto veloce, efficace e precisa. La base o fondo del corpo alloggia le due vaschette per il contenimento dell'acqua essenziale alla formazione dell'umidità. La superficie di tali vaschette è stata studiata per sviluppare l'esatta umidità richiesta, lasciando l'utilizzatore libero da tale incombenza. Nella fase di incubazione, riempire una vaschetta. Nella fase di schiusa, riempire due vaschette. Tramite i due pozzetti esterni di riempimento è possibile il rabbocco delle vaschette interne, senza la necessità di togliere il coperchio, evitando così la perdita di umidità e di temperatura. Alveoli universali di tipo professionale per tutti i tipi di uova, dove le uova vengono alloggiate singolarmente e verticalmente con la punta rivolta verso il basso. Gli alveoli sono collegati tra loro per mezzo di una biella di accoppiamento che permette la rotazione contemporanea di tutti gli alveoli. È inclusa una griglia per la schiusa, dove deporre le uova negli ultimi 3 giorni. Nel fondo dell'incubatrice è possibile alloggiare il motore girauova Ovomatic, che permette la rotazione in automatico degli alveoli fino a 12 volte al giorno. L'incubatrice, dal design molto compatto, prodotta con plastiche tecniche di prima qualità, è sottoposta a tutti i test di legge per le certificazioni richieste dagli enti europei.